Partirò da alcuni spunti che trago da Modernità liquida di Zygmunt Bauman per fare alcune riflessioni sul tema della differenza tra cittadino e individuo e quindi tra persona che si sente parte di una polis, quindi di una società in cui ci sono valori condivisi e norme condivise e in cui un valore importante è il bene comune. È l'individuo, il consumatore attuale, che si sente separato dagli altri individui e che punta quindi soltanto al suo bene privato. Non ci sono quindi più valori condivisi, ma interessi di parte. Questo passaggio dal cittadino all'individuo consumatore è avvenuto in conseguenza dei cambiamenti nell'economia che sono avviati negli anni, fine degli anni 70, con la Thatcher da una parte e Reagan dall'altra, finanza ed economia liberista. Ricordo la frase della Thatcher: la società non esiste, cioè non ci si può più aspettare reti sociali di protezione. Quindi ognuno per sé. In Aleph abbiamo parlato molte volte di quanto è importante riconoscere che quando parliamo di un problema non vederlo in termini di mio, o della paura, di mia paura o la mia rabbia, ma cominciare a intravedere sempre la natura collettiva dei nostri problemi, le radici collettive dei nostri problemi. Bene, adesso prendo alcune pagine di Bauman che sono illuminanti per comprendere che cosa? Per comprendere come questo passaggio dal cittadino all'individuo abbia portato a una delle sindromi più comuni oggi, che è l'odio per se stessi, la disaffezione da se stessi. Qui trovo a pagina 28, cita Tocqueville Bauman: l'individuo è il peggior nemico del cittadino. Il cittadino è una persona incline a ricercare il proprio benessere attraverso il benessere della città, mentre l'individuo tende a mostrarsi freddo, scettico o diffidente nei confronti di concetti quali causa comune, bene comune, buona società o società giusta. Quindi, in quest'ottica, quando si parla di interesse generale, questo non è null'altro che un coacervo di egoismi. Ne deriva una incapacità di decidere insieme, che è visibilissimo in politica, nella frammentazione che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Qui Bauman cita Ulrich Beck, che afferma in un famoso saggio: ciò che emerge dalle evanescenti norme sociali di oggi è un ego messo a nudo, atterrito, aggressivo, alla ricerca di amore e di aiuto. Nella ricerca di se stesso e di una socialità benevola si perde facilmente nella giungla dell'io, cioè del narcisismo. Chi arranca nella nebbia del proprio io non è più in grado di notare che tale isolamento, tale segregazione dell'ego è una condanna di massa. In sintesi, le contraddizioni collettive, faccio qui una sintesi, non vengono più percepite come tali, ma come insufficienze individuali che portano all'odio di sé. Se mi ammalo è colpa della cattiva alimentazione che ho scelto. Se perdo il lavoro è perché non sono stato capace di mantenerlo, se non ne trovo uno è perché non so gestire i miei rapporti pubblici con gli altri e così via. Dice Bauman, che è uno appunto dei più grandi sociologi e pensatori della nostra epoca, vi faccio vedere la sua foto, eccolo qua, è un uomo non più giovanissimo, come vedete, che ha riflettuto tutta la vita su questi temi. Dice: l'impulso della modernizzazione è stato quello di sottoporre a critica ogni aspetto della realtà, a critica, cioè al vaglio della ragione, ogni aspetto della realtà. Ora, passando dalla visione collettiva, a critica della realtà collettiva, alla se stessi, quindi la privatizzazione di tale impulso, guardate cosa dice, implica una compulsiva, continua autocritica, frutto di una perpetua disaffezione di sé. Essere un individuo de iure, cioè per
per diritto siamo individui, e non poter addossare la colpa per le proprie miserie porta a darsi sempre più da fare, ma contemporaneamente c'è il pericolo continuo dell'autocondanna e della disistima di sé. Allorché si tengono gli occhi puntati esclusivamente sulle proprie performance e li si distoglie dallo spazio sociale in cui le contraddizioni dell'esistenza individuale vengono collettivamente prodotte, uomini e donne sono naturalmente tentati di ridurre la complessità della loro condizione al fine di rendere intelligibili le cause della propria miseria. Ma questa intelligibilità è una falsa intelligibilità, perché nega l'origine collettiva di questi problemi. Dice sotto: non esistono soluzioni personali, biografiche a contraddizioni sistemiche. Allora, questo è veramente importante comprendere, perché oggi la psicologia tende a, attraverso i suoi strumenti, a voler sopperire a dei problemi che non sono psicologici. Ci sono gli psichiatri che hanno fatto un'analisi dei disagi dei giovani su un campione molto ampio e hanno visto che questi disagi non hanno origine psicologica, ma hanno origine collettiva in una visione senza speranza del futuro, che non è individuale. Questa tematica credo che sia una delle tematiche centrali da affrontare, perché oggi la soluzione verso dei problemi collettivi avverrà attraverso gruppi di consapevolezza. Ma proprio mentre si costruiscono i gruppi di consapevolezza, avremo sempre a che fare al nostro interno con i virus dell'individualizzazione sempre maggiore. Ricordiamoci il tema di Luigi Zoia, la morte del prossimo. Quindi avremo a che fare con problematiche che sembrano individuali, mentre invece arrivano dentro le persone, dal campo di coscienza dismorfico in cui abitiamo oggi, e che rendono difficilissimo oggi creare un gruppo veramente sinergico, perché ci saranno sempre queste forze disgreganti. Saperlo ci consente poi di comprendere quali sono le possibili soluzioni, che non sono necessariamente psicologiche, anche se la psicologia ovviamente c'entra, ma sono di consapevolezza precisa e chiara delle contraddizioni sistemiche in cui noi oggi stiamo vivendo.